Da Occidente all'Estremo Oriente c'è un detto che è espresso più o meno con le stesse parole, in cui veniamo esortati ad affrontare i compiti facili come se fossero difficili e i compiti difficili come se fossero facili. Che cosa ci vuole comunicare questo detto? Che cosa ci trasmette? È un metodo, o meglio, è uno stratagemma ingegnoso per sviluppare la fiducia in noi stessi, oppure se siamo genitori o insegnanti, per far sviluppare la fiducia nei nostri figli o nei nostri allievi. Allora vediamo la prima parte di questo detto, quella che dice affronta i compiti facili come se fossero difficili. Ecco, a che cosa serve? Serve affinché la fiducia non si sopisca. Serve per sviluppare l'attenzione costante, per non cadere nel tranello della routine, per cogliere quello che altrimenti noi non coglieremmo nelle pieghe del noto, nelle pieghe del familiare, nelle pieghe di ciò che diamo per scontato, in tutto quello che consideriamo di ordinaria amministrazione. Questo perché in tutti questi casi si spegnerebbe in noi anche la capacità di meraviglia, la capacità di meraviglia, la capacità di meraviglia che è una capacità che è completamente spenta nell'uomo di intelletto modesto. E chi è l'uomo di intelletto modesto? È l'uomo al quale ogni cosa appare come una faccenda scontata, una faccenda banale. Poi c'è la seconda parte del detto, che dice affronta i compiti difficili come se fossero facili. Ecco, questa seconda parte è utile invece per non perdere mai coraggio, per tenere vivo il fuoco interiore del coraggio, per riuscire a portare a compimento la nostra azione, il compito che ci siamo prefissi, quindi per rimanere consapevoli che affinché un'azione possa compiersi, occorre ritenerla come se già fosse in corso di compimento, come se già fosse in corso di compimento. Quindi gettare il cuore oltre l'ostacolo, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, questo stratagemma per sviluppare la fiducia a me è tornato utile personalmente, e mi è tornato utile con mio figlio, e mi è tornato utile con i miei allievi. Puoi provarci anche tu, non costa nulla. Anzi, puoi fare qualche cosa in più. Condividilo. Perché? Perché la conoscenza evolutiva è l'unico bene che suddiviso con gli altri si accresce anziché diminuire. Si accresce anziché diminuire. Cresce e accresce anche in te stesso condividendola, per risonanza, in modo risonante.